su Karcia. Si propone ancora Snyder, servita invece Eto'o, la posizione regolare, pallone per Karcia in aria, Karcia, rete, Karcia, il vantaggio dell'Inter. Hanno aumentato, l'ho detto, il raggio d'azione, i centrocampisti, Karcia era sempre basso, Thiago Motta non giocava mai, questi due hanno iniziato l'azione, sempre Eto'o da quella parte che riesce sia a dribblare, ma dare anche la palla giusta per l'inserimento di Karcia, che con il sinistro non è proprio il suo piede, ma lui gol li fa e lo fa veramente molto bene, con un tiro molto forte. Qui non si alzano a doveri, lo scambio giustamente non lo segue in questo caso il centrocampista Karcia, e come calcia bene, di sinistro, raso terra pallone dall'altra parte. Toccato dal Miron. Sì, però insomma era molto forte. Sì, sì. Guarda come lascia scorrere la palla e aspetta l'inserimento del compagno, l'intelligenza di Eto'o e anche e soprattutto la precisione di Karcia.